Carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Morta, ma c'è un sole, mamma mia. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è quasi estate. Bene, vi faccio vedere la pazzia, vi faccio vedere cosa ho acquistato dallo store di detersivi. Vi ho fatto anche un video vlog, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho preso delle cose utili, non ho comprato chissà che cosa, adesso vi faccio vedere. Andiamo con la prima bustozza. Allora, ho comprato questo panno con l'asola, l'ho pagato 1,50 euro ed è questo panno validoso, semplicemente prodigioso, panno microfibra pavimenti con asola, questo qua. Poi al massimo, no, io adesso voglio vedere la grandezza perché sono abbastanza curiosa. Io sono curiosa come le scimmie, purtroppo devo subito provare, devo subito vedere, insomma. È un po' piccolino, comunque va bene. Allora, lo straccio è questo e ha l'asola, comunque va bene per 1,50 euro. Poi ho preso queste salviettine detergenti che le porto sempre in borsa proprio per avere qualcosa per pulirsi le mani. Poi ho preso questo nuvoletta 3 volte più profumo e morbidezza, c'era anche nella latta grossa, però sinceramente ho preferito più questo perché queste latte pesano un quintale. Io poi mi stanco di usare sempre lo stesso. Questo nuvoletta è davvero un ammorbidente buonissimo. Se lo trovate sia così in questa versione che anche nella versione grande, prendetelo. Il nuvoletta l'ho pagato 1,90 euro, aumentato tutto, che cosa ve lo dico a fare. Poi ho preso questo gel pop, questo sapone ecologico per lavare i panni, quindi ottimo per questo. È identico Alba Alga Oil Seal, è uguale questo qua, il pop l'ho pagato 1,60 euro e sono 1 litro. Bene, poi ho preso quest'altro straccio maniera, vabbè, io compro stracci come se non ci fosse un domani. Questo è Magnetic panni professionali microfibra cattura sporco senza lasciare tracce. Questo è praticamente la copia o il dupe del Microjet Evolution, quello che mi avete chiesto sempre. Dove sta? Questo l'ho pagato 1,50 euro se non vado errato, sì. Vabbè, non... Ah, panno in microfibra 1,50 euro, sì, questo qui. Adesso ve lo apro, stavo vedendo anche, sì, ve lo apro perché lo voglio, appunto, voglio vedere com'è. L'ho preso fucsia, cioè, mamma mia, che cos'è, un lenzuolo? No, vabbè, cioè di qua se ne possono fare 2 di panni, perché è enorme. È vero che è bello quando hai tutto questo panno, bellissimo. Vi farò anche un video di questo se voi lo vorrete. Poi ho acquistato questa cera profumata da scaldare nello scaldessenze, è alla profumazione fresco cotone. Io lo proverò domani mattina, vediamo com'è. Ma proviamo, io non è che le amo tanto queste cose. E la prima busta se ne va. E poi ho voluto prendere anche questi tea light che sono alla profumazione cocco.
le classiche tea light alla profumazione cocco, quindi cocco fresco cotton, ma che cosa uscirà da sotto? Il minestrone. Adesso andiamo a... Poi ho trovato questo, lo vedrete nel video vlog e vi farò il video. Questo qui l'ho già provato, perché queste due buste giacciono nella stanzetta da ormai 3 giorni, però questo qua io non potevo non provarlo, assolutamente. Non si fa così col profumo, ma io faccio lo stesso. Vi farò sapere in un video apposito che girerò sicuramente più tardi a casa di mamma cosa ne penso di questo. Pagato 3,50 euro, non pensavo di trovarlo perché l'ho cercato in giro e non sono riuscita a trovarla. Poi ho preso questa cartigenica fantasy al profumo di pesco. Che bello! Al profumo di pesco, al profumo pure la cartigenica profumata, ma sciapiglie, no, vabbè. Non le riesco a trovare il profumo di pesco, se non mi sbaglio 1,50 euro questa cartigenica a profumo di pesco. E poi, e voilà, le Jeux sont faits. Sempre a 1,50 euro ho preso questi 3 rotoli di wow Purple Ze Hummus. Ho preso questi 3 rotoli. Bene, questa è la spesa dei Detersive. Sono molto curiosa di provare queste, che sono delle tazze da bruciare appunto con la candelina, vedete? Io ho questo brucia essenze di Yankee Candle originale, non vedo l'ora. 3 ore, che sta scritto qua, no, 30 ore, se vabbè, sciamani, 30 ore di profumo in 4 cialde, ma vedremo. Poi domani le provo e vi farò savoir. Più tardi vi faccio il video di questo, perché sono già 3 giorni che lo sto utilizzando, anche perché a me piace vedere che persistenza, piace comunque rendermi conto se questo profumo io ve lo consiglio o meno. Non è un profumo che proprio rientra nei miei parametri olfattivi, però comunque l'ho voluto prendere anche perché il colore è spettacolare. Bene, questo è il video dei miei Detersive, come starete vedendo. Ah, ho comprato dalla Lidl la candeggina Amuse. Questa ve la faccio vedere, perché ormai la compro e la ricompro, ormai voi lo sapete. Questa Muse di W5, perché io la amo, e come avrete visto ho comprato giusto le cose indispensabili, non ci sono spruzzini, non ci sono, perché ormai, come vi ho già detto, sto andando di candeggina dedicata su tutto, ormai sto utilizzando soltanto quella. Bene, spero che questo video, una volta online, vi piaccia. Ciao!